Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di Inquieto Notizie. Oggi è martedì 15 novembre 2011, cominciamo sfogliando le pagine di Calabria Ora. Calabria Ora che titola "Ammazza la sorella con 25 coltellate, dramma a Oppido Mamertina, l'assassino ha subito confessato". Purtroppo un'ennesima tragedia che si è consumata nella piana di Gioia Tauro. Pagine interne di Calabria Ora che stanno caricando: uccide la sorella a coltellate, la colpisce 25 volte, poi confessa, la donna soffriva di problemi psichici, l'aveva accompagnata a fare una visita, al ritorno il raptus. Nella pagina la foto della vittima e di colui che l'ha ammazzata, cioè del fratello, poi quel dramma nascosto di due fratelli rimasti soli. Dopo la morte dei genitori era Giovanni a prendersi cura di Rita. Nelle pagine regionali di Calabria Ora, per leggere: processo Cosa Mia, aula affollata ma si rinvia tutto a sabato prossimo. Fondo pagina, sindacato autonomo, Porto sul chiede la riduzione della banchina per MCT, quindi si torna a parlare di Porto di Gioia Tauro con una nota diramata dal Sul. L'ora della piana, Porto, che quindi si approfondisce la stessa notizia. Ora il Sul rilancia: superare il monopolio, appello alla politica sulla riduzione della banchina a MCT. Diritti negati, denunciato il conteggio come assenza del congedo parentale in base all'accordo sulla cassa integrazione straordinaria. Ancora pagina della piana, bonifica, la Coldiretti sbanca le elezioni, siamo a Rosarno, l'associazione prende 9 delegati su 15. Azienda sanitaria provinciale, nuove norme per tutta la piana. Palmi, ecco il piano delle alienazioni, dalla vendita dei beni comunali previste entrate per oltre 1,2 milioni di euro. Ferroletto della Chiesa, l'antenna ora accende il dibattito in consiglio. I cittadini hanno chiesto maggiore partecipazione sulla decisione del sito. E il pezzo è di Domenico Mammola. Piana, rilievi Corte dei Conti, rinviata la discussione. Cittanova, il punto sollevato in consiglio dall'opposizione. A Oppido, patto di stabilità a rischio. Barilaro allerta i giudici, gli uffici, scusate. Centrale di biomassa a Melicucco, Nicolaci, solo facili allarmismi. Il sindaco replica Scattarreggia e Infusino, prima di criticare si informino. La centrale, dice il primo cittadino, servirà a produrre energia alternativa per raggiungere gli obiettivi fissati dallo Stato per il 2020. A Maropati, il comune è antimafia, ok, bipartisan. E poi c'è una curiosità che viene da Oppido Mamertina: lo strano caso dell'ostia rossa. Oppido, i fedeli gridano al miracolo, ma il parroco frena gli entusiasmi. L'ostia, posta in un bicchiere con dell'acqua, ha cambiato colore. Questa è la storia di un'ostia ritrovata che poi, conservata in un particolare modo in un bicchiere d'acqua, sarebbe diventata rossa. E c'è sempre piuttosto grande facilità a gridare al miracolo. Cinque frondi in bici per combattere la fame, Scaglione presenta la sua personale ricetta contro lo spreco di cibo. E a Rizziconi, la triste storia di Francesco sbarca allo Juventus Stadium. Il romanzo di Paolo Botterra su Ciccio Inzitri sarà presentato al nuovo stadio della Juventus. Rosarno, da scuola media a nuova biblioteca, amministrazione al lavoro per il cambio di utilizzo della Scopelliti. Passiamo a Piana Sport, panificio, ora è vetta solitaria, calcio a 5, i molochesi, causa la pausa dei pitbull, trovano il sorpasso, Negroni, ok. Mirarchi apre la stagione a Gioia Tauro, ben 32 società presenti alla cerimonia di inaugurazione. Nella foto Franco Crudo e Saverio Mirarchi. A Oppido c'è il derby, la Deliese va a Reggio. Passiamo alle pagine del quotidiano della Calabria, dove il titolo è dedicato anche qui alla tragedia di Oppido Mamertina. Uccide la sorella con 25 coltellate. L'uomo forse era esasperato per i problemi psichici della congiunta. Giovanni e Rita Fresina, 42 e 52 anni, vivevano insieme. La tragedia dopo una lite. Di nuovo
L'approfondimento, uccide la sorella a coltellate alla base del delitto, oppide una Martina ai continui dissidi. Frisina, dopo il delitto, si consegna alla polizia. 25 fendenti al culmine dell'ennesima lite dentro le mura di casa. Le reazioni, questo è il pezzo di Tullio Morabito, distrutta una famiglia normale, il vicinato sconvolto dal dramma, Giovanni voleva bene alla sorella. Dalle indagini è emerso che in casa l'uomo deteneva diverse armi, mentre il parroco di Oppido cerca una spiegazione alla morte di Rita Frisina e striglia lo Stato. Don Rustico se la prende con la crisi dei valori. Necessario trovare una soluzione perché i casi di malessere e disagio sono in aumento. Calabria, cerchiamo la nota che riguarda la nostra zona, eccola qui in basso a sinistra, chiesto il coinvolgimento di tutto il territorio, i portuali del Sul preoccupati per il destino di Gioia Tauro, l'accordo non ha dato risultati, contestato il disimpegno di RFI e della politica. Pagina della Piana, ferimento mistero fitto sull'agguato di Parapodio, le forze dell'ordine sono davanti a un rebus investigativo, gli investigatori hanno raccolto la testimonianza di Andrea Longo. Palmi, partenza stentata per il processo Cosemia, era il giorno delle eccezioni, scrive Viviana Minasi. Scuola, Arruzzolo difende Calabrese, dopo le critiche piovute addosso all'assessore provinciale della giunta di Rosarno. Ancora, scrive Chetti Galati, non c'è niente di certo. A Palmi, Barona ricorda all'ANAS gli impegni presi sul territorio. Polistena, la politica si fa fuori dal municipio, ancora polemiche fra maggioranza e opposizione. E poi una breve di nera, San Procopio e Rosarno, due automezzi in fiamme. A Rosarno e portuali a confronto sulla crisi, il rischio è quello dell'allargamento della platea per la cassa integrazione. Assemblea del Sul per fare il punto sul futuro del porto di Gioia Tauro. L'API riparte da Torianova, il partito si è ritrovato a congresso mentre si consumava l'ultima pagina del governo di centrodestra. Bicchielli, stiamo ricostruendo sulle macerie lasciate da Berlusconi. Durante un convegno a Rosarno, Fli si scaglia contro la Tripodi. Condello, nuove promesse, l'assessore snocciola i nuovi progetti per lo sport. Palmi, la provincia ha premiato l'arte del maestro Mimmo Romeo. Salta la macchia, è in grado di far parlare i metalli. Questa è la dichiarazione di Salta la macchia. Cosentino porta in consiglio la nota della Corte dei Conti. A Cittanova scoppia il caso delle irregolarità contabili. Centrali energetiche per Nicolaci è una strumentalizzazione. Il sindaco è su tutte le furie. A Empusine Scattarreggia una risposta basata sui documenti. Cittanova, Futura Libertà sceglie Domenico Fonti per la segreteria. Mentre a Gioia Tauro il consigliere comunale Zagarella interviene sulla sanità e chiama in causa Scopelliti in vista della riorganizzazione del settore nella piana di Gioia. Sulla destra in basso, consorzio di bonifica, dopo 3 anni si è chiusa la fase commissariale. Col Diretti Calabria conquista la maggioranza dei seggi a disposizione. La nazionale porta bene alle formazioni della piana, siamo alla pagina dello sport che riguarda la piana di Gioia Tauro, l'ultimo turno è stato sfavorevole solo alla Torinovese, a 5 frondi la Virtus riparte dopo 2 sconfitte e nelle categorie minori le 4 sorelle marciano all'unisono. San Giorgio Morgheto, la mountain bike si prende uno spazio agonistico, si terrà la prima edizione dell'Altano Bike. Corre Rosarno non delude, la prima edizione della gara podistica ha raccolto molte adesioni e la nuova Deliese a forza 7. Gregorio Crea mette dentro 4 gol e scala la classifica dei marcatori, mentre il Taurana accentua la crisi dell'Ocri. Era questa l'ultima notizia di oggi, Piana Stampa torna come sempre domani mattina alle 8.30 e come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti una buona giornata.